Nella serata di domenica, i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno tratto in arresto in Viale Italia un 50enne sassarese nullafacente pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso dagli operanti dopo aver asportato alcuni oggetti di modesto valore dall'interno dell'abitacolo di due vetture in sosta, in cui si era introdotto, infrangendo con una pietra un finestrino posteriore. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Ieri mattina il giudice di Sassari ha disposto per lui l'obbligo di dimora. I carabinieri della compagnia di Porto Torres, sempre nel pomeriggio di domenica, hanno tratto in arresto per due volte nel giro di 24 ore una 35enne di Porto Torres, già gravata da precedenti di polizia, accusata di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. La vicenda ha inizio nella tarda serata di sabato, quando i carabinieri della compagnia di Porto Torres sono intervenuti presso l'abitazione della donna, dove la stessa, in evidente stato di agitazione psicofisica, stava picchiando l'anziana madre. All'arrivo dei militari, la malcapitata era dolorante a causa dei colpi inferti dalla figlia, che anche a causa dell'eccessivo abuso di alcol aveva per l'ennesima volta maltrattato l'anziana madre. Proprio per questi motivi la donna è stata arrestata per il reato di maltrattamenti in famiglia e in attesa dell'udienza di convalida di ieri mattina è stata ristretta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. L'obbligo di restare a casa, connesso alla misura custodiale applicata, viene però violato nel pomeriggio di domenica, quando i militari, nel corso del loro servizio di istituto, mentre transitavano vicino alla spiaggia di Balai, hanno notato la donna, dopo essersi fatta al bagno, con un asciugamano al seguito a prendere il sole sull'arenile. A nulla sono valse le giustificazioni addotte dalla donna, che è stata arrestata per evasione ed accompagnata presso il carcere di Bancali. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la detenzione domiciliare. I carabinieri di Sorso hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sassari e hanno arrestato un commerciante sassarese del 1986, già gravato da precedenti di polizia. Il giovane è stato accusato di aver cagionato lesioni gravi ai danni di un 46enne di Sorso. La vicenda accadde circa due mesi fa, quando il ragazzo, come ogni giorno, si reca presso uno dei panifici del paese per caricare sul suo furgone il pane da rivendere ai negozi locali. All'arrivo del giovane in via Grazia dell'Edda, il posto dove generalmente parcheggiava era già occupato dalla vittima, che come il collega stava caricando le ceste del pane. Preso da un violento ed inspiegato stato d'ira, l'uomo prima attacca verbalmente il malcapitato reclamando il suo posto auto e forse per l'indifferenza del collega passa alle vie di fatto e sceso dal suo furgoncino dopo essersi avvicinato alla vittima, gli ha sferrato inaspettatamente e da dietro le spalle un violento pugno. Il colpo ricevuto al viso ha procurato al malcapitato la frattura della mandibola con un doloroso intervento chirurgico e più di 60 giorni di cure. Le successive indagini dei carabinieri di Sorso, condotte mediante l'escussione testimoniale delle persone informate sui fatti, hanno permesso di raccogliere elementi utili per accertare la responsabilità del ragazzo. Per questo, il GIP di Sassari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico del ragazzo, che ieri mattina è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sorso e ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione. È stato iscritto nel registro degli indagati il conducente della Renault Clio a bordo della quale domenica notte sono morti una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19. Il giovane alla guida dell'auto, ventenne di Itiri come gli altri quattro passeggeri, ha perso il controllo dell'utilitaria attraversando l'intera carreggiata, andando a sbattere contro un muretto a secco e finendo la sua folle corsa in aperta campagna. Le due vittime sono state trovate a diverse decine di metri dal luogo dell'impatto, un fatto questo che ha destato stupore nei soccorritori che pur nella loro esperienza in scenari tragici non si erano mai trovati di fronte a distanze così lunghe tra il punto di arresto dell'auto e il punto in cui sono stati trovati invece i due giovani. Su Facebook, come sempre accade in questi casi, i profili di Andrea e Carmen, le due vittime dell'incidente, da ieri sono meta di amici e conoscenti che vogliono salutarli. Chi ricorda le risate, chi l'ultima volta che si sono incontrati appena qualche ora prima dell'incidente. Non mancano le polemiche sulla velocità sostenuta e su una tragedia che forse si poteva evitare. Ma non è il momento, a chiarire le cause e le eventuali responsabilità ci penseranno gli inquirenti. Per ora sarebbe meglio tacere, per rispetto alle giovani vite spezzate e alle loro famiglie.
Intanto migliorano fortunatamente le condizioni dello stesso autista, del mezzo e degli altri passeggeri, compresa la sorella gemella di una delle vittime che è tornata a casa. Oggi a Itiri è stato proclamato il lutto cittadino. Il sindaco del paese, Tonino Orani, invita tutta la popolazione a stringersi intorno ai familiari delle due vittime durante i funerali che si svolgeranno alle 15 a Itiri nella chiesa di San Pietro in Vincoli, sospendendo laddove sia possibile le attività lavorative per tutta la durata delle esequie. Oggi, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si terrà in città il convegno Le relazioni libere della violenza, interventi a favore del cambiamento. L'evento organizzato dal Comune di Sassari, settore politiche sociali e pari opportunità e dal Consorzio Cooperative Sociali Andalas de Amistade ha l'obiettivo di affrontare il tema in termini nuovi, ponendo il focus sui modelli socioculturali di riferimento. L'incontro, aperto a tutti, si svolgerà alle 16 nella sala convegni dell'ex infermeria San Pietro, in largo infermeria San Pietro a Sassari. All'evento parteciperanno il sindaco Nicola Sanna e l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Grazia Manca. Sarà l'occasione per presentare le attività sinergiche dell'amministrazione del progetto Aurora contro la violenza sulle donne e discutere dei rapporti di genere. Tra le azioni più efficaci portate avanti durante il lungo periodo di esperienza del progetto rientrano le campagne di comunicazione educative e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, finalizzate a far conoscere il fenomeno e a spezzare il silenzio. Tra queste può essere inserito anche il convegno di oggi. Saranno presenti al tavolo dei relatori, tra gli altri, Alessandra Bozzoli e Claudio Vedovati, coautori insieme ad altri 20 studiosi del libro Il lato oscuro degli uomini, la violenza maschile contro le donne, modelli culturali di intervento. L'opera parte da un quesito: violenza contro le donne, cosa si sta facendo in Italia? Inasprire le norme repressive, isolare i comportamenti violenti maschili non rappresentano la risoluzione del problema. È necessaria una rivoluzione socioculturale che sgretoli i pilastri dei modelli culturali fondati su equilibri patriarcali di potere. Un cambiamento che parla di un'autoanalisi di ciascuno, che riguardi la donna, la sua percezione di sé da un punto di vista personale e sociale, e l'uomo, il suo ruolo non di capo e padrone, ma di compagno. È necessario quindi che le istituzioni e le organizzazioni del territorio si attivino in maniera coesa e sinergica per dare inizio a questa rivoluzione difficile e silenziosa. Al convegno, moderato dalla dirigente del settore Chiara Salis, parteciperanno anche Maria Giovanna Campus, responsabile del progetto Antiviolenza Aurora per il Comune di Sassari, e Stefania Puggioni, coordinatrice del progetto Antiviolenza Aurora per il Consorzio di Cooperative Andalas de Amistade. Venerdì pomeriggio l'Aula Lessing del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari ha ospitato il convegno Ripensare la globalizzazione tra fatti, valori e teorie. Un discorso a più voci che si avvale del contributo di preziose competenze culturali e professionali. L'evento, organizzato dall'Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza in collaborazione col Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Ateneo di Sassari, diretto dal professor Gavino Mariotti, ha visto la partecipazione di un pubblico vasto, formato da docenti, studenti universitari, dottorandi e persone interessate ad una rilevanza cruciale della contemporaneità, come quella della controversa globalizzazione. L'attenzione al tema nasce da un interesse scientifico, ma anche dall'urgenza di interrogarsi sulle cause di certi fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti: gli scandali finanziari, l'impoverimento su base planetaria, i disastri ecologici, le distorsioni del mercato. Un evento realmente partecipato, attraverso un animato dibattito, una consegna di riflessione che indaga le ragioni dell'agire e la responsabilità delle scelte. Un discorso che invita a ripensare termini e concetti come quelli di sviluppo, crescita, benessere, giustizia ed equità, e chiama in causa singoli individui, soggetti istituzionali ed economici, decisori, movimenti ed organizzazioni della società civile. Senza dimenticare che la ricchezza antropologica è il vero criterio normativo che deve orientare la scelta di un progetto di vita desiderabile, compatibile con un nuovo contratto naturale per le generazioni future.
Dopo i saluti del professor Mariotti, direttore del Dipartimento, e di Irina Ruiu, presidente dell'Associazione di Filosofia e Scienza, i lavori hanno preso l'avvio con l'introduzione del professor Antonio De Logu, docente di filosofia morale nella scuola di dottorato del Dipartimento, ed hanno proseguito con gli interventi di Nando Buffoni, economista e bancario, di Alberto Valenti, assegnista di ricerca in diritto del lavoro, di Veronica Camerada, ricercatrice e docente di geopolitica, di Giuliana Mannu, assegnista di ricerca in filosofia morale. Sentiamo il professor Antonio De Logu, che ha coordinato i lavori del convegno. Il convegno promosso dall'Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza affronta un tema di grande attualità, quale è quello della globalizzazione. Questo è un termine che comprende tutta una serie di problemi. Il problema del rapporto tra economia ed etica, il problema del rapporto tra economia e diritto, quello del rapporto tra economia e politica. Tutte queste tracce di discorso interne alle relazioni che la parola economia intesse con i vari ambiti delle scienze sociali implica certamente una riflessione a vasto raggio e su molti fronti. Ecco perché stasera ci sono tra l'altro ben 4 relatori, ciascuno affronta il discorso sulla globalizzazione dal punto di vista della propria disciplina, la geopolitica, l'etica o filosofia morale, il mondo dell'etica bancaria su scala internazionale. Quello che è importante sottolineare è che se il convegno intende sottolineare una questione cruciale tra le tante, questa questione cruciale è quella che riguarda i rapporti tra la scienza economica e le altre scienze sociali, poiché questo è un rapporto che si è interrotto da molti anni su scala di politica internazionale. In che senso? Nel senso che la scienza economica ormai prevarica, o al minimo prevale, sulle altre discipline sociali, intende essere la disciplina guida, la disciplina che pone ed impone un percorso, una direzione, un fine. Qui si tratta invece di rovesciare i rapporti, di fare in modo che sia la politica a orientare l'economia, sia il diritto ad orientare l'economia, sia l'etica ad orientare l'economia. Su questi temi cruciali ci sarà sicuramente una riflessione importante per coloro non solo che ascoltano, ma per coloro che poi avranno la possibilità di rifletterci sopra. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegin.tv. All'interno del nostro sito troverete ogni giorno i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo alcune notizie, alcune brevi dal comune di Sassari. Nel pomeriggio di giovedì 27 novembre e per tutta la giornata di venerdì 28, in tutti i punti città si potrebbe verificare un notevole rallentamento di tutte le attività anagrafiche. Non potranno essere inoltre effettuate pratiche di iscrizione e variazione anagrafica. Il 29 novembre invece resterà chiusa al pubblico la sede decentrata di via Padre Luca 3 a Caniga. Ancora sul sito del comune www.comune.sassari.it è stato pubblicato il nuovo indirizzo mail sanzioni.pm
chiocciolacomune.sassari.it a cui inviare le richieste per le istanze di transito nella ZTL per disabili di Sassari e di altri comuni e per motivi di urgenza. Ancora, proroga del progetto Home Care Premium 2012. Il termine del progetto, in scadenza al 30 novembre 2014, è stato prorogato al fine di garantire la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità. Il differimento riguarda sia le prestazioni prevalenti sia quelle accessorie e non potrà superare il 28 febbraio 2015. Queste erano le notizie che arrivavano dal comune di Sassari. Io, prima di chiudere, volevo fare gli auguri da parte della sua mamma Giovanna e della sorellina Carlotta e di tutti noi di TeleG al piccolo Alessandro, che oggi compie 4 anni, quindi auguri Ale, buon compleanno, tanti tanti baci. E naturalmente salutiamo anche la tua mamma e la tua sorellina Carlotta. Grazie a tutti per essere stati con noi anche oggi, l'appuntamento come sempre è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Alghero. Non si ferma l'escalation di furti nel centro storico della città catalana. Nel corso del fine settimana è stato preso di mira il negozio di abbigliamento Tensione In, ex Alta Tensione, nel corso Carlo Alberto. I malviventi hanno sfondato la porta in vetro d'ingresso e portato via circa 250 euro dal fondo cassa. Non sono stati riscontrati altri danni, ma l'esasperazione della titolare davanti ai carabinieri, che hanno svolto i rilievi, si riassume in queste parole: non possiamo lavorare in questo modo, abbiamo bisogno di più tutele. Il riferimento è ad altri tre casi registrati negli ultimi giorni tra via Gilbert Ferré e via Roma. Cresce dunque la preoccupazione tra i commercianti algheresi per il numero crescente di furti e ritorna alla ribalta l'urgenza delle telecamere, in particolare nel centro storico, dove si concentrano la maggior parte delle attività.
Domani alle 18.30 nella Sala Palatucci della Questura di Sassari verrà presentato il libro AIDS Destinati a Vivere, scritto da Rita Salaris e dedicato alla storia della casa famiglia Sant'Antonio Abate. Saranno presenti l'autrice, padre Salvatore Murittu e Bruno Porcu. La Lega Italiana Fibrosicistica Sardegna Onlus, in occasione della manifestazione nazionale Un Passo in Più, realizzata con il supporto di Novartis, presenta domenica 30 novembre Martino, la mascotte ufficiale. Dalle 9 in Piazza d'Italia, manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti con la collaborazione di Curri Chi Si Magna, Wisp e l'animazione degli Epic Clown. Dalle 16.30 al Teatro Verdi, spettacolo di danza con la partecipazione delle associazioni Centro Balletto Classico Sassari, Accademia di Danza Alessandro Pinna, Tria Tatà, Moving Soul Porto Torres, Gruppo Folk Città di Sassari e con Cristina Dore e il gruppo Rakshardan. Sfila all'atelier Roberto Stella, presenta la serata Maria Paola Cabizza. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di Telegi, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31, Sassari. Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.